CICAV incontra Donato Giannico, Country Head per l'Italia di Raiffeisen Capital Management. Qual è la politica di Raiffeisen in tema di sostenibilità? Ma noi siamo stati sempre profondamente sostenibili, tanto è vero che già da alcuni anni, 8 per l'esattezza, abbiamo rivoluzionato un po' il nostro assetto interno. E grazie al fatto che il nostro direttore investimenti del sostenibile Wolfgang Pinner ci ha raggiunto, abbiamo profondamente ridisegnato la gamma dei fondi sostenibili. Prima c'erano fondi etici, ma soprattutto siamo diventati un gruppo sostenibile e quindi un SGR sostenibile, molto sostenibile, perché quello che noi predichiamo come politica non è quello solo di investire in fondi sostenibili o in titoli sostenibili, ma è quello di credere nella sostenibilità. Quindi una delle cose in cui crediamo è proprio il fatto di essere sostenibile oltre che fare la sostenibilità. Quindi per noi essere vuol dire prima i dipendenti, avere tutta una serie di regole su quello che sono le emissioni, su quello che sono la diversity, su quello che sono tutta una serie di regole tipiche delle ESG, e poi fare anche la nostra attività principale, che è quella di gestione appunto sostenibile. Quindi abbiamo via via riconvertito tutti i prodotti alla sostenibilità, tant'è vero che oggi, vista la legge, vista appunto la SFDR che è entrata in vigore l'ultimo 10 marzo, abbiamo la maggior parte dei nostri prodotti che hanno principi di esclusione, quindi in tutti i nostri portafogli hanno mediamente almeno 3 esclusioni, e poi ci sono i prodotti profondamente sostenibili, quelli connotati dal famoso articolo 8, articolo 9 della legge, che sono poi quelli che noi chiamiamo dark green, quindi fondi a impatto piuttosto che fondi profondamente sostenibili. E intanto poi è cambiata anche la struttura interna via via nel tempo, per cui vogliamo affrontare la sostenibilità ancora in maniera più marcata di come non l'abbiamo fatto negli anni scorsi, ma già negli anni scorsi diciamo che rispetto al mercato siamo molto avanti. Oggi siamo, come dire, nella posizioni di evolvere ancora di più in funzione anche di quello che sarà la nuova legislazione sulla tassonomia, e quindi incominceremo a dipingere ancora più di verde quelli che sono i nostri fondi sostenibili, quelli che sono fondamentalmente già light green, come li chiamiamo noi, quindi i portafogli che hanno solo le esclusioni, per farli diventare ancora sempre più sostenibili. Gli altri lo sono già di base e quindi di fatto la nostra politica su quelli non cambia. Come articolate la vostra attività di consulenza strategica sulla sostenibilità? Noi abbiamo avuto la fortuna di, come dire, diversificare il nostro business, che non è quello solo core, quello appunto di commercializzare i fondi e le gestioni della casa, ma abbiamo intrapreso un cammino già dall'inizio del 2020, dove siamo stati selezionati nello specifico dall'area wealth del wealth management del gruppo Credem, quindi Euromobiliare, per seguirli a livello proprio strategico come consulenti. Quindi cosa facciamo? Nel nostro, diciamo, abbiamo riservato uno spazio temporale per cui noi a loro diamo consulenza su tre moduli diversi, quindi li aiutiamo a trasferire, cioè trasferiamo quindi competenze, cultura e processi, sia sui processi di investimento sostenibili, così come sulla CSR, che sta per Corporate Social Governance, Responsibility, e sulla parte, diciamo, informazione, formazione e comunicazione agli stakeholders. Siccome noi siamo, diciamo, una società, come dire, avanti su questo tipo di pratica, quindi siamo una best practice, loro hanno creduto opportuno, invece che scegliere un consulente tipico, quello di scegliere una società che aveva già delle best practice e che aveva già un background su questo. Stiamo articolando così bene questa cosa che li stiamo portando in maniera anche abbastanza veloce a chiudere tutti i moduli, tutti i cantieri, per far sì che abbiano, diciamo, un approccio molto più sostenibile di quando abbiamo iniziato a lavorare. Ma la cosa interessante è che all'orizzonte stanno spuntando altre possibilità in questo senso, nel senso che effettivamente davanti al lavoro che abbiamo fatto abbiamo acquisito una reputazione importante, per cui altre realtà ci stanno contattando per chiedere indicazioni o anche aiuto, supporti,
a questo tipo di attività. Credo che questo tipo di attività è un'attività ovviamente non strategica per noi, ma propedeutica all'attività strategica, e la cosa più interessante è che questa attività la svolgiamo in completa neutralità, quindi in completo non conflitto di interessi con la nostra casa madre. Non solo, andiamo noi stessi dal Team Italia a cercare quelle che sono le best practice mondiali per poi fornire quelle che sono queste competenze ai nostri partner, appunto per la consulenza strategica. Avete nuove iniziative nella pipeline dopo l'introduzione della SFDR? Abbiamo intrapreso una serie di attività per il futuro riguardanti appunto la sostenibilità e soprattutto nella nostra veste di consulenti strategici abbiamo la necessità di guardare certamente la nostra casa madre, che rappresenta una best practice per tutti i player del mercato italiano, ma anche tutte quelle che sono le esperienze a livello mondiale che stanno evolvendo proprio in questi mesi ed evolveranno ancora di più nei prossimi anni, anche perché crediamo fermamente che la sostenibilità non sia una moda ma sia un trend. Su questo punto abbiamo avviato delle relazioni con tutta una serie di partner che poi culmineranno in cooperazioni, dove stiamo parlando appunto soprattutto di quello che è il futuro, specialmente in questo caso della legge sulla sostenibilità, della normativa che è entrata in vigore il 10 di marzo. Come sapete, il 1 gennaio del 2022 entrerà in vigore un altro, diciamo, passaggio di questa normativa che riguarderà la tassonomia. La tassonomia dovrà permettere più trasparenza alle società che vengono analizzate, quindi nella loro dichiarazione non finanziaria dovranno avere degli standard o comunque delle comunicazioni che saranno sempre più chiare e trasparenti. D'altro canto, le società di gestione che dovranno analizzare queste società dovranno avere una metrica più, come dire, granulare, più dettagliata su quello che sono gli item della sostenibilità e dell'impatto. Su questo noi stiamo lavorando in maniera molto molto importante e, ripeto, non solo con la nostra casa madre, che già è dotata di grandi infrastrutture per calcolare questo, ma anche con società esterne che ci possono dare una grande mano su questo punto. Non solo, anche con accademie, con università. Per esempio stiamo lavorando anche con l'MIT, con un Harvard Lab. Perché? Perché sappiamo che la differenza nel futuro la farà, diciamo, la chiarezza, la trasparenza e soprattutto la professionalità su questo tema. E quindi vogliamo essere, come dire, sempre dei front runner, coloro che stanno nel mercato, quindi davanti al mercato, e possono, come dire, trasferire, come dicevo prima, cultura, competenze e processi ai nostri partner, diciamo, di consulenza, ma nonché ai nostri partner distributivi anche da questo punto di vista. E quindi è un mondo che si sta evolvendo e la cosa interessante è che tutta la comunità finanziaria sta convergendo verso questo tipo di tematica. E noi vogliamo essere, come dire, sicuramente protagonisti in questo senso, e devo dire che le società con cui stiamo parlando in questo momento hanno già sviluppato dei sistemi, dei programmi per creare delle infrastrutture ancora più, come dire, interessanti dal punto di vista, ripeto, della gestione, del reporting, del sales e del marketing, che ci fanno ben sperare per il futuro.